I cittadini del progetto. Le persone non hanno minimamente contezza e idea di dove sorgerà lo stadio e di quello che comporterà. Io vi faccio soltanto presente che i nostri vigili urbani del quarto municipio, che tutti sapete quali possono essere le lodi e quali possono essere la parte, diciamo così, di mancata attenzione, se vogliamo, loro stessi, in un documento in cui hanno certificato quello che è il loro pensiero rispetto a quest'opera, hanno detto, testuali parole, che l'eventuale costruzione dello stadio in quell'area avrebbe creato la totale congestione del trasporto e della viabilità su tutto l'intero quadrante. E se i vigili urbani ti dicono una cosa del genere, tu mi devi spiegare per quale motivo non hai fatto i dovuti approfondimenti e non hai richiesto i dovuti approfondimenti al promotore, quindi in questo caso all'AS Roma, per portarti degli studi specifici che dimostrino senza nessun dubbio alcuno che questo progetto, al contrario, non creerà alcun danno. Anche il contesto che siete delle persone che arriverà con i mezzi è una mera butata, per non dire una minchiata, per parlare del francesismo, è una butata per il semplice fatto che la Roma nel suo studio preliminare ha presentato un conteggio che ATAC ha definito un mero postulato. Un postulato è un teorema non dimostrato che viene preso per opportunità e viene, cioè, qui viene, si crede per opportunità. Davanti a questi pareri ATAC, possiamo dire il Dipartimento Mobilità, possiamo dire il Dipartimento Urbanistica, il PAU, promotore del progetto, ha sollevato dubbi. Qual è la risposta del sindaco, della giunta comunale e della giunta municipale? Che questo progetto l'unico problema che ha è quello dei parcheggi. L'unico, non esistono altri. Infatti, proprio per andare ad ottemperare a questa problematica, dovrebbero fare 26.000 parcheggi, non due, ma 26.000 parcheggi dovrebbero fare per legge. Il nostro carissimo amico Veloccia sta presentando una determina dirigenziale per cui vuole andare a modificare le norme tecniche di attuazione della parte urbanistica del comune di Roma, in cui all'articolo 87 specifica che la costruzione di una struttura vicina o comunque nell'area di 500 metri da una qualsiasi fermata, metro quindi di ferro, di trasporto pubblico su ferro, che può essere il tram, può essere la ferrovia regionale, può essere il trenino di Roma Lido, può essere qualsiasi cosa, una qualsiasi costruzione distante a 500 metri da una di queste fermate può avere uno scomputo dell'80% del numero dei parcheggi da dover costruire per legge. Qualora questa modifica dovesse passare e fosse applicata sull'eventuale costruzione di questo stadio, noi ci troveremmo più o meno una cosa come 14.000 macchine che non saprebbero dove andare a parcheggiare. Quindi il problema che oggi c'è all'Olimpico ce lo ritroveremmo qui, con strade piccole, con strade dove se ci passano due autobus uno da una parte e dall'altra si blocca tutto, con strade in cui una ambulanza che deve andare al Pertini più delle volte resta imbottigliata perché le stradine sono piccole e se qualcuno si ferma in doppia fila si ferma tutto quanto. Quindi poi la cosa che dobbiamo fare è far passare i concetti fondamentali, che non è un no alla Roma, non è un no al tipo, non è un no alla riqualificazione, al contrario, è proprio un no alla bugia che la politica sta raccontando per cercare di perpetrare un suo vantaggio politico, esclusivamente politico, nell'andare a perorare un progetto che distruggerebbe in qualsiasi caso la vita e la qualità della vita all'interno di questo quartiere. Grazie mille. Non parlo troppo come me. Perché quando parti va bene. Sono fuori molti nodi da affrontare. Uno di quelli che mi ha colpito nell'intervento di Flavio è il pericolo di un conflitto di portale. Questa è una questione che viene innescata anche con altre cose. Contro i residenti, i nativi contro i migranti, i polisedi contro i residenti, quindi c'è il rischio che ci troviamo dentro, oltre a questi problemi che hanno spiegato benissimo i due rappresentanti dei comitati, anche questa è un'altra cosa molto importante, che questo tipo di battaglia, questo tipo di vertenza parte da una competenza estrema dei comitati, quindi non c'è assolutamente nulla di ideologico e non c'è appunto una battaglia che si caratterizza per un'opposizione a priori contro una formazione politica o contro una cosa, anzi
è uno sforzo grande. Sono acceso e no, che lo spengo. E sia appunto per impostare una battaglia che parla a molte questioni aperte dentro questa città. Io chiamerei a intervenire Marco Carraro adesso, della Rete Ecosocialista, che è un organismo di compagni e compagni che si interroga già da alcuni mesi, forse da più di un anno, si interroga appunto su come la questione ambientale impatta direttamente la critica al modello di sviluppo. In particolare sullo stadio, la Rete Ecosocialista ha già prodotto un dossier che ha usato anche i materiali che è servito a mettere in circolazione tutti questi materiali. Ecco qui Marco. Buonasera a tutte e tutti. Ma allora io proverò a fare un intervento sul che fare, no? Di fronte a quella che ci sembra un'aggressione a 360 gradi del dominio, del profitto, della speculazione che la città sta vivendo. Non possiamo parlare soltanto dello stadio, dobbiamo mettere insieme la questione dello stadio con la questione dell'inceneritore, con la questione della ZTL, con la questione dei 200 cantieri che stanno partendo per il Giubileo, con la questione se andrà in porto la candidatura rispetto a Expo. Poi insomma, voi sentite la mia voce, io sono milanese, io vengo da una città che ha vissuto questo processo di speculazione e che oggi sapete tutti quella che è diventata Milano, una città da cui gli abitanti stanno scappando, una città dai prezzi impossibili, una città che ha espulso il ceto popolare dal centro storico. Ecco, questo è il destino della Roma del futuro, questo è il destino che ci stanno preparando. E allora abbiamo bisogno di iniziare a costruire una risposta popolare di fronte a questa aggressione. Io vi leggo questa paginetta che è il frutto della riflessione della Rete Ecosocialista, che raccoglie movimenti, organizzazioni, Rifondazione Comunista, Sinistra Anticapitalista, Extinction Rebellion, Planet, associazioni ambientaliste. È una rete di attivisti che ha iniziato, che sente la necessità di costruire una visione diversa di città, non quella dei palazzinari, non quella del comitato d'affari del comune, una città a misura popolare, a partire dai quartieri popolari. Allora il progetto dello stadio cade su un'area già ingolfata da cantieri e progetti dello SDO e che vedono protagonisti la Sapienza, l'Istat, alcuni palazzinari, le ferrovie dello Stato. Il progetto si sovrappone a quello di un parco pubblico che il quartiere attende da decenni e inasprirebbe il traffico, come hanno già detto, in un quadrante già molto appesantito, oltre a pesare sull'unico ospedale di zona, il Pertini. Tra gli strumenti legali adoperati per questa opera grande, inutile e dannosa, c'è la legge sugli stadi in vigore da gennaio, che regala una vera deregulation a operazioni come questa. E in questo senso la prima proposta. Altre città saranno interessate da avvertenze simili, quando non lo sono già Milano e Parma, ad esempio. E allora il primo lavoro che dobbiamo fare è costruire questo collegamento a livello nazionale. Uno dei passaggi necessari da costruire potrebbe essere proprio questo coordinamento nazionale no stadio, con una piattaforma esplicita contro il consumo di suolo e a favore dello sport di base e della vivibilità delle città. I comitati no stadio, come spesso accade in questi casi, hanno prodotto una mole enorme di materiale conoscitivo che svela le mistificazioni di imprese e istituzioni da cui sarebbe opportuno ricavare una mostra itinerante come questa piccola che abbiamo esposto qui, per fare una delle operazioni di connessione con le altre vertenze ambientaliste romane, con iniziative calibrate territorio per territorio. Dopo i sopralluoghi che abbiamo fatto con il comitato di Pietralata sull'area interessata dal progetto dello stadio, dopo le riunioni fatte con gli urbanisti come
come Paolo Berdini, dopo le riunioni fatte con le organizzazioni, abbiamo iniziato a raccogliere tutto il materiale in un dossier che è a disposizione di tutti e che riporta tutti i dati che raccontava Flavio nel suo intervento. Poi faremo girare una raccolta di nominativi per chi lo vuole ricevere, perché abbiamo deciso di mandare soltanto il file per risparmiare carta, perché c'è troppo materiale a colori e sarebbe un disastro stampare. La premessa che noi abbiamo fatto in questa riflessione è che oltre al partito trasversale degli affari, che stavolta è rinforzato da quello dei tifosi, perché abbiamo anche questo problema, ci sono altre insidie che si celano dietro questo progetto. E le insidie sono ad esempio le tendenze NIMBY, ossia quella dei comitati pronti a mollare la presa non appena il progetto venisse delocalizzato. Non è il caso del comitato di Pietralata, ma è un fenomeno che abbiamo visto troppe volte e si potrebbe verificare anche sull'inceneritore. Spostano l'inceneritore da un'altra parte, quel comitato sparisce, ha risolto il suo problema. Ecco, non può essere che continuiamo a ragionare in questo modo. Le insidie sono ad esempio le tentazioni egemoniche di alcuni settori politici, ossia di chi gioca la battaglia solo se esiste un proprio tornaconto in termini di consenso. Le insidie sono quelle del settarismo di alcuni pezzi di quella che resta della sinistra radicale. Questi sono i problemi che dobbiamo affrontare. Sono evidenti le possibilità di costruire una grande convergenza a chiunque non soffra di subalternità nei confronti di quello che rappresenta realmente lo spettacolo calcistico al tempo del neoliberismo. Allo stesso modo, sono evidenti a tutti le difficoltà di una battaglia che sfida un senso comune che fa breccia anche dentro o vicino a noi. Per questo, pensiamo, andrà arricchita la strumentazione politica con cui costruire questa campagna. Bene questi dossier, bene la proposta che vorremmo mettere in cantiere in realizzazione da settembre delle assemblee popolari quartiere per quartiere, dove andare a spiegare le soluzioni, perché come sullo stadio le alternative ci sono, come sull'inceneritore le soluzioni ci sono all'incenerimento dei rifiuti, e allora abbiamo bisogno di iniziare a metterci insieme e costruire le proposte e portarle nei quartieri, a partire dai quartieri periferici di Roma. Non basteranno tutte queste azioni se non saranno affiancate da un lavoro di cucitura, lo diceva Checchino prima, tra i diversi comitati popolari e da una parola d'ordine generale capace di essere realmente unificante. La proposta che dovremo mettere a disposizione di tutte e di tutti è quella di una campagna che stimoli la partecipazione popolare dal basso, che sulla scia della lezione No TAV sia capace di un protagonismo diffuso e dunque renda desiderabile la partecipazione, che sappia costruire relazioni tra soggetti diversi tra loro, organizzazioni politiche, associazioni, comitati, eccetera. Bisogna intrecciare una lotta politica generale contro il consumo di suolo, con quella più cittadina contro lo stadio. Per questo noi pensiamo che la posizione più corretta è proprio quella più intransigente, contro lo stadio senza se e senza ma, contro lo stadio a Pietralata, contro lo stadio ovunque. Roma non ha bisogno di un metro cubo di cemento in più, andassero a ristrutturare l'Olimpico, andassero a ristrutturare Tor di Valle, si accontentassero questi potentati economici di quello che già c'è, lo ristrutturassero, ma non possiamo permettere che il verde, che può essere destinato a verde pubblico, venga utilizzato come profitto e come speculazione. Finisco. Amo il calcio, odio il cemento. Questa potrebbe essere davvero la parola d'ordine capace di racchiudere il senso di queste considerazioni, di essere il cappello per una molteplicità di pratiche dal basso, di azioni dirette, a questo punto anche di coinvolgimento dei nostri corpi direttamente per impedire questi progetti.
non solo perseguano l'obiettivo, ma siano feconde di relazione appunto sul piano sociale e su quello politico. Mi fermo qui. Allora, vi faccio girare insieme al dossier un foglio dove potete scrivere il vostro nome, la vostra email o il vostro numero di telefono. O via mail o su WhatsApp ve lo mandiamo in formato file. Grazie Marco. Allora, a proposito di cose desiderabili, una gita, una passeggiata nel luogo dove dovremmo cercare di evitare che sorga l'eco mostro è una cosa assolutamente piacevole e desiderabile, per cui possiamo sicuramente cominciare da lì a fare queste cose. E a proposito di mettere in gioco i nostri corpi, potrebbe essere bello immaginare un torneo di calcio popolare delle squadre di calcio popolare, delle squadre, dei comitati eccetera, per mettere insieme questa nostra relazione che possa fermare il cemento. Marco ha finito diciamo con una posizione piuttosto perentoria. Io inviterei Raniero Maggini del WWF è una presenza importante, tutte quante le nostre presenze sono importanti qui, ma il fatto che ci sia anche un'associazione storica ambientalista è particolarmente importante. Io volevo chiederti se davvero Roma non ha bisogno di stadi e se davvero in questo momento è la capitale del consumo di suolo. Allora speriamo, altrimenti a un certo punto smetto, parlo a voce senza... Allora, intanto grazie, buonasera a tutti. Il fatto che purtroppo Roma sia la capitale del consumo del suolo non lo raccontiamo noi, sono i dati ISPRA che attribuiscono alla città il primato a livello italiano di consumo del suolo, che in generale purtroppo galoppa un po' in tutto il paese, come ben sappiamo. Allora, io vorrei aggiungere delle riflessioni alle cose anche molto puntuali che sono state dette in modo anche molto circostanziato. Noi facciamo un gran parlare di cambiamenti climatici, registriamo tanti fatti di cronaca e quant'altro, dopodiché la risposta sistematica è quella di consumare suolo. Noi dovremmo cominciare, se volessimo guardare veramente al futuro, cominciare a togliere il condizionamento, magari a riqualificare realisticamente. E questa storia, questo che ha colpito molto quello che si diceva prima sul fatto che ci si concentra sul degrado e quant'altro, noi abbiamo un po' la memoria corta. Io vi vorrei ricordare che non proprio tanto tempo fa parlavamo di un altro stadio, lo stesso stadio però altrove, e di Tor di Valle si diceva che grazie allo stadio sarebbe stata riqualificata, perché è una zona degradata che all'epoca si andava degradando sempre più, perché probabilmente venivano rilasciati comunque inerti da ristrutturazione con una certa sistematicità, come a dire questa zona deve essere degradata perché occorre riqualificarla. Però siccome noi siamo in un paese che nonostante ha una lingua straordinaria fa tanta confusione sul linguaggio, io ricordo sempre che nel recente passato vi ricorderete insomma la passata questione dei rifiuti a Napoli e dintorni, il tema delle eco balle, di balla c'era solo il fatto che fosse eco, perché in realtà quelle di eco balle non c'aveva, il tutto materiale ritovagliato che non poteva essere recuperato in alcun modo, quindi di ecologico cosa avesse non c'è. Quindi il fatto anche di cominciare a scimmiottare il termine riqualificazione appunto andando magari a superare una dimensione di degrado con la costruzione, quindi col consumo del suolo, che significa anche desertificazione di quel territorio, è una contraddizione in termini ed è un elemento che a me colpisce molto per l'assenza totale di visione che le amministrazioni, io su questo un certo vado a spezzare una lancia a favore, ma purtroppo dobbiamo registrare che è da un bel po' di tempo che non c'è alcuna visione questa città guardando appunto al futuro, che non solo c'è il tema appunto di cercare di limitare i danni
e l'estensione del consumo di suolo, perché stiamo già vivendo l'urgenza dei cambiamenti climatici, non ci dobbiamo inventare, abbiamo una concentrazione di piogge in tempi talmente stretti che già hanno causato tanti danni, altrove hanno fatto anche delle vittime. Aspettiamo che succeda anche a Roma in modo eclatante, in modo pesante. In realtà bisognerebbe cominciare a prevenire, intanto limitando appunto questo sviluppo in questi termini. Cioè abbiamo delle volumetrie enormi non occupate, non utilizzate, che forse andrebbero ripensate, ed è questa l'ottica che con l'Ostosia anche l'Unione Europea favorisce e su cui c'è la priorità dei fondi anche PNRR, che poi cerchiamo di distorcere all'uso del fondo improprio. Quindi questo è anche un altro tema molto pressante che noi dobbiamo tenere in considerazione. Quindi che cosa significa riqualificazione? Non necessariamente costruire ex novo. Quindi questo è il primo tema che dovremmo rimettere sul piatto. Io stamattina sono stato a Torre Spaccata, che immagino vagamente conosciate, tutta la questione del Pratone. Allora, su questo faccio anche qualche piccola provocazione in positivo, o perlomeno l'intenzione di fare una provocazione in positivo. Allora, lì c'è un potenziale straordinario, perché tutto il territorio naturalmente è degno della nostra attenzione, e è veramente una forza devastante il messaggio di contraddizione che emerge. 4.000 romane che sono state già censite, quindi un sito che potrebbe avere una valenza anche in termini di occupazionale per quel territorio, creando anche un polo storico archeologico di rilievo per l'intera città, probabilmente il terzo polo storico archeologico della città, e che ha anche una valenza in termini di servizi ecosistemici. Io qui la prima piccola provocazione, ovviamente partendo da una situazione che non solo parla di natura, ma che scientificamente cerca di asseverare le proprie asserzioni, ovviamente non è detto che le aree abbiano tutto di elevatissima qualità, diciamo, naturalistica, perché c'è appunto la formazione turistica di pregio e quant'altro, ma sono sicuramente delle funzioni ecologiche di notevole interesse, e soprattutto perché siamo in un contesto fortemente urbanizzato e quindi con la relativa pressione che ne deriva. Questo è un elemento che dobbiamo anche tenere in forte considerazione quando andiamo appunto a presentare le nostre istanze, perché la valenza che portano questi territori più che dire un'etichetta naturalistica, magari va anche costruita in parte. Questo lo dobbiamo dire per onestà intellettuale, ma soprattutto per essere dinamici, chiari e piccanti nelle rivendicazioni che facciamo. È la funzione di questo territorio esercito che va tutelata in modo fortissimo, perché banalmente assorbono acqua, rilasciano naturalmente temperatura, contribuiscono comunque sia a contenere quando abbiamo temperature molto alte l'impatto appunto che il calore esercita. Quindi hanno una potenza straordinaria queste aree, e questo dobbiamo indagare fino in fondo, appunto andando a esaltare. Aggiungo due o tre considerazioni rapidissime. La prima, l'avete già detto con molta chiarezza, però bisogna essere anche, ritornare sul concetto delle parole e il valore che hanno. Quando parliamo di partecipazione nella città, che la città non sempre è stata condotta adeguatamente, o meglio, forse bisogna ribaltarla, qualche volta è stato fatto qualche processo di partecipazione importante. Mediamente la partecipazione non è granché seguita adeguatamente, perché intendiamoci, fare due o tre assemblee non è partecipazione, perché alla raccolta dei bisogni che i cittadini manifestano bisogna anche dare una restituzione. Io delle restituzioni ne ho viste poche, quindi non c'è, come dire, un impegno a dare riscontro a quello che viene segnalato o richiesto. Proviamo, segnalato, fratello, sì, questa violenza esplicita. Allora, oggi i processi partecipativi nella capitale sono di fatto saltati. Quindi oggi chi è l'interlocutore non è più il cittadino, ma è la finanza, sono i soggetti privati che hanno una forza dirompente, e questo è quello che succede. Perché non veniamo interrogati? Perché intanto già il passaggio è stato fatto. Quando arriviamo comunque
se vogliamo parlare dell'inceneritore, ma perché si fa l'inceneritore a Roma? Perché si vuole fare l'inceneritore a Roma? Perché? Perché ci sono dei gruppi che premono in quella direzione. Non è certo per un ragionamento, perché se, questo io lo dico ogni tanto scherzando, ma neanche troppo, insomma, ricordiamoci che il nostro sindaco era ministro quando è stata approvata una norma che tassa fortemente la plastica non riciclata. Per alimentare questi mostri che si pensa di realizzare, i cosiddetti impropriamente termorizzatori, torniamo al linguaggio, solo in Italia si chiamano così. Quindi un inceneritore da 600.000 tonnellate, che per andare ad efficienza deve bruciare e produrre calore, e i prodotti calorifici per eccellenza sono carta, legno e plastica. È ovvio, soprattutto plastica, che se finisce lì dentro non è riciclata e quindi verrà fortemente tassata. Indovinate chi pagherà? E questo il nostro sindaco lo sa, perché quando è stata approvata in Parlamento lui c'era. Quindi cerchiamo di capire di che cosa si parla quando si usano determinate parole, quando si usa un certo linguaggio. Ed è un tema che bisogna avere chiaro anche in termini di prospettiva. L'altra piccola provocazione, vado a chiudere. L'altra piccola provocazione, io sento spesso parlare, ho fatto di reti, di messa in rete, di dialogo e collaborazione. E sono assolutamente d'accordo, sulla bandiera, come si dice abitualmente. Ciò detto, è altrettanto vero che ognuno di noi in queste partite mette impegno volontario. Allora, io un invito, una condivisione che metto, concentriamoci su arrivare fino in fondo nella partita che stiamo seguendo, perché la messa in rete è energivora e pratichiamola nella misura e con gli strumenti, anche oggi maggiormente a disposizione, che possono rendere note le esperienze e magari trarre il meglio di quelle esperienze già in pratica, ma non facciamoci fagocitare da questo meccanismo, perché altrimenti rischiamo di perdere di vista anche l'obiettivo che stiamo perseguendo sul territorio, che invece va portato fino in fondo e anzi va fortemente raccontato. Altro limite che talvolta ci abbiamo tutti, quindi io non sto puntando il dito, perché il primo è l'autodenuncia, anche perché seguendo un numero di questioni più alto, ovviamente più difficile poi trovare il tempo per raccontarle, ma raccontarle non solo, ma consente realmente di, come si diceva prima, consente realmente di far comprendere fino in fondo che cosa sta succedendo su quel territorio. Quindi arrivare fino in fondo su questa partita, mantenendo sicuramente il rapporto e il raccordo con gli altri, anche in termini di proposta, e qui il termine definitivo su cui chiudo: non perdiamoci di vista mai la proposta. È ovvio che la risposta che diamo nella prima fase è quella di contrasto, è quella di cercare di arginare la possibilità che si realizzi un'opera, ma la forza maggiore che i cittadini, le associazioni insieme debbono rispondere, e oserei dire anche la politica, perché su questo si perde sistematicamente, fermandosi solo al contrasto, è quello di coltivare la proposta. Si sta parlando di un parco, cominciamo a ragionare della progettazione di quel parco, mettiamo gli altri nelle condizioni di ricorrere, non essere sempre noi con l'affanno a cercare di mettere pezza a colori. Grazie del contributo. Adesso, prima dell'intervento di Michela Ricale, un attimo solo Michela, un attimo, prima del tuo intervento io volevo ritagliare lo spazio per due saluti. Il primo è quello del presidente di Arciroma, che è passato ad ascoltarci, sì, che puoi venire qua, Vito Scalisi, presidente di Arciroma. Questa festa si svolge nello spazio di uno storico circolo Arci, e l'Arci di Roma è molto impegnata con i suoi 84 circoli, sia in alcune battaglie ambientaliste, sia in una progettazione culturale dal basso che è sicuramente, come dire, alternativa alle proposte di spettacolo maestri che sono consumarvici di solo. Grazie di essere venuto. Grazie a voi, grazie a tutti.
sarò breve, anche appunto è un saluto, anche perché diciamo semplicemente sono due, più che altro è un ascolto, anche per dinamiche diciamo che stanno dietro a queste vertenze che devono essere vissute nel territorio, è stato detto, perché poi bisogna intersecarsi negli ingranaggi da vicino, nelle articolazioni, perché è lì che poi diciamo si fa la differenza, in piccole parole o colore delle istituzioni d'uso. Io lo so bene perché diciamo vengo, prima di essere presidente dell'Arci Roma, vengo dal collettivo della SNIA, che è una battaglia che ho fatto per il recupero del lago, che ancora è una battaglia non finita. E i diciamo, successi riportati in quella vertenza sono frutto di una grande attenzione sui passaggi amministrativi, e che hanno poi diciamo prodotto anche una sorta di convergenza da parte del territorio. Ma mi ricordo benissimo insomma che giravamo negli uffici alla ricerca delle carte in 3-4 persone al massimo, e riuscivamo comunque a scovare quella carta giusta che poi mette in discussione di questo processo, che è stata ben nascosta sotto. Per cui è chiaro che i processi passano da là, bisogna starci vicino. Io quello che mi sento di dire brevemente è che in qualche modo, che è anche frutto sempre di queste battaglie, altre le abbiamo perse, la costruzione dell'Idel ad Acqua Bulicante, anche lì abbiamo provato a fermare l'identificazione, purtroppo non ci siamo riusciti, e non ci siamo riusciti avendo contro anche la residenzialità, perché uno dei grandi temi è diciamo che l'aspetto diciamo sensoriale legato a quello visivo, da quello olfattivo, prevarica su altri aspetti che sono magari quelli legati proprio alla salute, diciamo, che è meno visibile in qualche modo. Per cui quando si tratta di verde, chiaramente col malfunzionamento della gestione del verde pubblico complessivo a Roma, i residenti dicono vabbè, ma comunque sono zone sporche, nessuno le pulisce, ci vanno i tossici e via dicendo, il degrado percepiscono solo in quella direzione. Non percepiscono chiaramente i benefici, perché sono meno magari visibili e sensorialmente percepibili dal punto di vista della salute pubblica. L'ossigeno è qualcosa che ci fa respirare, ma qualcosa che probabilmente fisicamente non lo percepiamo. Però questo probabilmente in tanta parte della popolazione viene dimenticato, anche perché è evidente che siamo schiacciati quotidianamente, non lo devo dire a voi, dalle dinamiche lavorative del capitalismo, non lo devo spiegare qui, e quindi lo stress emerge poi perché non trovo il parcheggio, piuttosto che perché sotto casa ho qualche sacchetto di munizioni in più in un'area di un parco. Poi oggi travalico i pacchetti di immondizia sotto le nostre case. Quello è un grande tema, mi sembra che ci siano degli spunti di riflessione importanti, perché anche dei buoni spunti e delle idee. Mi sembrava interessante l'idea delle visite guidate in qualche modo, e magari incentivarle, su questo come Arci vi possiamo dare anche una mano, e anche l'idea che dello sport, del torneo di calcio popolare, quella mi sembra anche molto interessante, potrebbe avere molto, e anche lì potremmo magari invitare i nostri circoli a partecipare e iscriversi al torneo, perché dobbiamo, anch'io sono curioso di andare in quello spazio in qualche modo, dobbiamo portare la gente a conoscere da dove si entra e dove si esce. A livello politico, che dire, io ho riletto a distanza di 2 anni il programma elettorale di Gualtieri, ve lo ricordate, è stato scritto. Io sono un po' più, da un certo punto di vista, più giovane su certi percorsi partitici, come dire, però insomma i miei percorsi che poi vengono da percorsi essenziali, qualcosa mi sento nelle condizioni qualche volta di essere anche un po' probabilmente ingenuo, cioè io credo un po' più. In quel programma ho fatto delle ricerche proprio di parole, stadio non c'è scritto. Cioè, quindi noi che cosa, chi ha votato questa giunta? Ha votato quel programma elettorale che non presentava questo tipo di proposte. Quindi non capisco ogni volta cosa andiamo a votare, quando questa è una delle più grandi, magari autoevidenti, ma io non capisco perché ogni volta votiamo qualcosa che poi sostanzialmente viene disatteso e puntualmente escono di noi di nuove indicazioni. E io credo che 2 anni per fare un punto, noi come Arci abbiamo aspettato, giusto, no? Dare un po' di tempo all'amministrazione, e mi sembra che attualmente i risultati siano piuttosto bassi, anche perché insomma
se poi ci troviamo nuovamente a sentirci dire scusateci, questi due anni mettiti da parte, iniziamo da ora, insomma andiamo avanti sempre così un po'. Nel frattempo il tema della cementificazione va avanti. Io chiudo anche perché, ricollegandomi al discorso di partenza, gli spazi verdi a Roma, io non sono romano, vengo dalla Sicilia, e Roma effettivamente ha una grande quantità di spazi verdi, ma mi sono reso conto che questi spazi verdi sono stati tutti difesi da vertenza dal basso, persino questo, insomma, del circolo Centomarchesi, sono battaglie di rivendicazioni territoriali. Fosse stato insomma per chi ci governava, questi spazi verdi non ci sarebbero stati. E oggi è un nostro dovere e compito difendere anche e nuovamente dalla cementificazione questi spazi che non possono essere, diciamo, perché diciamo il partito del cemento in qualche modo poi edulcora la cementificazione con il contenuto, perché al Lago della Snia ci presentarono le destre del grattacielo e il centro commerciale, il PD venne con lo studentato, non è che cambia, i miei come il cemento sono non siamo, né contro lo sport, l'avete detto, né contro l'istruzione. Grazie. Grazie Vito, e chiedo invece a Maurizio Messina, intanto salutiamo l'arrivo del senatore Zanatti di Europa Verde, benvenuto. Intanto Maurizio Messina che è stato attivo nel comitato contro lo stadio a Tor di Bari, che problemi hai trovato in questo? Allora sì, intanto saluto a tutti quanti, la presenza qua. Cerco di portare uno straccio di questi tempi ridotti di supporto, un'esperienza positiva e vittoriosa che abbiamo fatto a Tor di Valle. Io penso che un'esperienza di vittoria contro una battaglia così enorme, dove siamo partiti con 4 carti 4, quando la città era invasa facciamo lo stadio della Roma e Marino nel 2013 diceva nel 2017 Totti darà il calcio d'inizio allo stadio a Tor di Valle, e invece non gliel'abbiamo fatto. Allora abbiamo cominciato a lavorare nel piccolo, partendo sapendo che andavamo molto controcorrente, ma abbiamo cominciato a parlare con la gente, con il quartiere. Non sto a fare tutta la storia perché mi ci vorrebbero 2 settimane, però quello che era lì, che era una speculazione tout court, come poi è stata sancita dagli arresti, dai processi che sono ancora in corso, noi avevamo capito da subito. Abbiamo fatto una fatica della Madonna a parlare con la gente, a convincerla, però diciamo ci siamo aperti uno spazio, perché noi abbiamo raccolto 3.000 firme contro questo progetto sciagurato, che abbiamo portato al comune, abbiamo portato all'allora maggioranza del sindaco Marino, quindi PD e dintorni, ma abbiamo ricevuto, come dire, porte in faccia e anche qualche insulto negli incontri tête à tête. Stiamo parlando di Caudo, per esempio, che ci ha detto che noi non avevamo capito un cazzo, ma queste sono le parole testuali, invece lui aveva capito tutto, e così via. Allora, abbiamo cominciato però un lavoro di vasta scala, intanto andandoci a leggere tutti i documenti pezzetto per pezzetto, per andare a individuare dove stavano le contraddizioni, dove stavano le boiate e come si poteva fare per mettere i bastoni tra le ruote. Io faccio parte del comitato pendolari della Roma Lido, che doveva essere proprio, come dire, il tappeto verde sotteso per far arrivare i tifosi della Roma, ma non solo, attenzione, quindi non venivano solo i tifosi, venivano 11.000 lavoratori nel nuovo centro direzionale, quindi c'era lo stadio, ma era la foglia di tifo per fare il resto. Ecco, allora abbiamo smantellato assolutamente coi fatti, siamo andati a leggere tutta la situazione, abbiamo fatto noi il monitoraggio, di quanti veicoli passavano sullo Stienze in quegli orari, e siamo stati quelli che abbiamo quindi fatto saltare l'ipotesi che sì, ci sarebbe stato un minimo in più di traffico, ma era sostenibile. Abbiamo partecipato alle conferenze dei servizi, 2 ce ne sono state,
quelle decisorie. Una che l'ha bocciato il progetto, poi sono arrivati 5 Stelle, gli hanno dato una romanella, l'hanno ripresentata, hanno sdraiato i grattacieli in buona sostanza, e quindi quel progetto là aveva, appunto, era, comunque doveva essere approvato. Ecco, anche lì noi abbiamo trovato i punti dentro cui inserire, come dire, la sabbia per gli ingranaggi. E tra uno, dico uno perché è un aneddoto, allora l'uscita di emergenza, che guarda caso non era stata assolutamente prevista, no? Cioè tu fai una cosa così, su 60.000 persone succede qualcosa, non si capisce la gente dove scappa. Ecco, l'uscita di emergenza doveva essere una pista per l'ambulanza, eventualmente una pista ciclabile lungo. Ecco, noi queste cose qua le abbiamo smantellate una dopo l'altra. Questo ci ha creato consenso grazie anche al fatto che siamo riusciti a aggregare attorno al comitato che prendiamo Tor di Valle dal Cemento, un pezzetto alla volta, diciamo, altre soggettività individuali organizzate, e quindi questa cosa è cresciuta nel tempo, è cresciuta fino al punto in cui abbiamo allungato talmente i tempi, no, della procedura, che alla fine non era più fattibile. Poi è scoppiato lo scandalo con gli arresti e quella è stata la pietra tombale. Quindi voglio dire, dal punto di vista nostro, tutta la disponibilità, il supporto, l'ho già detto in altre occasioni, che quando è stata fatta l'assemblea qua, quindi ci mettiamo a disposizione senz'altro per cercare di evitare che i nostri territori siano devastati dal cemento e dal business, anzi dal malaffare. Mi fermerei qua perché il signore mi ha detto 3 minuti, penso di aver sfondato. Allora, con Michele Arrigare, come aveva già anticipato Elio, noi abbiamo trovato un primo strumento da utilizzare, ecco. Dovremmo essere consapevoli che si dovrà usare una molteplicità di strumenti, anche perché la S Roma è un nemico insidioso, noi non vorremmo che fosse un avversario, ma è un avversario insidioso e sta con il suo braccio sociale, Roma Keynes, sta facendo una gigantesca operazione simpatia in alcuni quartieri, regalando pacchi alimentari, mascherine, gadget, soprattutto gadget, e quindi fondamentalmente noi dobbiamo riuscire a usare tutti i mezzi disponibili, come per esempio. Allora, buonasera a tutte e tutti, grazie di essere intervenuti. Io sono Michela Arrecale, avvocata, sono co-presidente del CRED, Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia. Siamo un'associazione di avvocati soprattutto, infatti qui con me ci sono anche l'avvocato Fabio Marcelli e l'avvocato Paolo Mauriello, che fanno parte con me del team che si occupa, chiamato ad occuparsi di questa cosa. Siamo stati invitati un paio di settimane fa ad approfondire le questioni, e noi per prima cosa abbiamo voluto chiarire un punto. Noi siamo avvocati militanti, esercitiamo la professione come strumento di lotta politica, non siamo uno studio di avvocati per cui tu puoi semplicemente delegare la lotta, delegare la battaglia, dice vabbè tanto se la vede l'avvocato in tribunale da solo non può fare niente, perché il potere è sempre di chi le fa le leggi. Il potere, soprattutto nel processo amministrativo, perché noi da avvocati possiamo trovare un inghippo che blocca quell'iter, ma l'iter può essere riproposto, quindi è fondamentale la battaglia politica, è fondamentale opporre un modello diverso di città, che poi io mi metto pure nei panni di questi poveri sindaci che dagli ultimi 20 anni si sono trovati senza possibilità di spendere soldi. Diciamo il problema fondamentale delle finanze, delle nostre amministrazioni, è quel pareggio di bilancio che abbiamo voluto imporre in Costituzione e che praticamente ci lega le mani. Ed è normale che il comune, appena arriva qualcuno, dice ti voglio dare milioni e milioni di euro, riqualifichiamo Pietralata, è quello figura, cioè il sindaco e tutto il consiglio comunale,
non vedevano l'ora che qualcuno proponesse di far girare un poco di soldi, perché questa è la questione fondamentale. Si devono far girare questi soldi e il prezzo, come hanno spiegato bene i rappresentanti dei comitati presenti, lo pagheremo noi, li pagheremo noi. E voglio raccogliere anche la provocazione di chi dice però non voglio che i comitati poi si sciolgano eccetera eccetera. Attenzione compagni e compagni, i comitati sono comitati di scopo, e in questo aveva ragione il presidente del WWF, che devono essere concentrati sull'obiettivo. Quello che voi chiedete è più politica, è più partito politico, perché solo un partito politico può fare quello che voi chiedete, cioè fare sintesi delle diverse singole istanze e dare quei riscontri che voi chiedete, perché un comitato non ha la forza di fare questo, ma i comitati, quando sostenuti da un grande lavoro politico, allora possono sì raggiungere il risultato. Quindi chiariamoci su questa questione. Noi da avvocati che cosa possiamo fare? Ovviamente le criticità, è inutile che mi addentri nelle specifiche tecniche delle criticità che abbiamo individuato nel processo finora. Primo fra tutti questa dichiarazione di pubblica utilità fatta di fretta e furia. Tutte le alterazioni ai procedimenti ordinari che vengono imposti per la velocità che si vuole. Noi a questo ci possiamo opporre attraverso ricorsi giurisdizionali. E qua faccio un'altra puntualizzazione e chiamo soprattutto i comitati. Attenzione, perché noi col processo amministrativo non è che possiamo andare a dire questa cosa non è buona, non la vogliamo. Dobbiamo dire questa cosa non è buona perché mi provoca un danno. E quindi uno degli obiettivi che ci dobbiamo porre è individuare per bene i soggetti che poi potranno farsi promotori del ricorso di fronte al comune. Allora è normale che poi a seconda dei soggetti si può affrontare una prospettiva piuttosto che l'altra, perché per esempio sappiamo che è stato già presentato un ricorso o è in fase di immediata presentazione per i privati che vengono espropriati delle case, no? E giustamente quelli dicono no, quello è un danno che fanno a me, ma noi come comitato invece abbiamo la possibilità di approcciarsi a una prospettiva più ampia. Però per fare questo mi serve leggere i vostri statuti, perché a seconda di quello che sta scritto nel vostro statuto voi potete denunciare una cosa piuttosto che un'altra, non, perché nessuna associazione, a parte i partiti, sono a scopo libero e generale, ogni associazione nasce per uno scopo e può fare solo quello per cui c'è lo scopo scritto in statuto. Quindi questa è un'operazione prodromica che dobbiamo fare, identificare tutti i soggetti che vogliono partecipare alla lotta, raccogliere gli atti costitutivi quando presenti e verificare che tipo di soggettività e di battaglia giurisdizionale possiamo mettere in campo. Poi un'altra cosa, attenzione, gli avvocati non è che conoscono tutto lo scibile umano, noi conosciamo le procedure, conosciamo le modalità attraverso cui richiedere il parere del giudice, ma rispetto alle specifiche questioni su cui voi siete assolutamente preparatissimi, delle questioni urbanistiche, delle questioni delle leggi del regolamento comunale, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Quindi il nostro lavoro, quello che noi ci proponiamo di fare insieme a voi, è un lavoro cooperativo. Solo se lo facciamo tutti insieme con l'obiettivo di realizzare il miglior lavoro possibile, allora è una cosa che può funzionare. Se pensate che noi tre da soli, solamente perché ci date l'incarico, possiamo produrre un atto decente, questa è proprio assolutamente fuori dalla realtà. Quindi noi abbiamo nel frattempo preparato in questi giorni una diffida che faremo volentieri circa, abbiamo già fatto un po' circolare, non so se tutti i presenti qui hanno potuto già leggerla, che vorremmo inviare al comune. Per quale motivo? La vogliamo inviare al comune per dimostrare, per dichiarare ai politici, politicanti, ma soprattutto funzionari e amministratori responsabili del procedimento, che noi li guardiamo,
perché devono stare attenti, perché li stiamo osservando. Questo deve essere soprattutto un atto politico, quello del per dire guarda c'è controllo popolare su questa questione, attenzione, anche perché ricordiamoci che nei procedimenti amministrativi ormai i responsabili del procedimento rischiano personalmente, anche economicamente, rispetto a eventuali atti illegittimi che poi dovessero essere ricondotti alla loro azione, alla loro negligenza, eccetera, eccetera. Quindi fare una diffida adesso, prima dell'estate, no? Serve sicuramente a rallentare il processo, perché non tanto probabilmente Gualtieri il sindaco, ma Pinco Pallo, che è responsabile del procedimento, di questo specifico procedimento, si mette paura di essere denunciato, si mette paura di finire davanti alla Corte dei Conti, attenzione, e soprattutto utilizziamo entrambi gli strumenti, TAR, quindi ricorso amministrativo, ma soprattutto ogni volta che si tratta di questioni di soldi, esposti a manetta alla Corte dei Conti, che sono anche più economici, fanno più paura agli impiegati, funzionari amministrativi, eccetera, eccetera. Comunque, le opzioni da mettere in campo sono tante. Ah, e poi la questione del ricorso. Il ricorso per cui c'è questa scadenza a inizio agosto sarebbe il ricorso contro la dichiarazione di pubblica utilità. Però ricordatevi che ogni atto può essere impugnato. Ogni atto può essere impugnato. Se poi vogliamo organizzare una volta un'assemblea dove facciamo questa lezione di diritto amministrativo, dove vi spieghiamo passo per passo tutte le opzioni che possono essere messe in campo, lo possiamo fare. Non vorrei occupare troppo tempo, però per quanto riguarda il ricorso, cioè il ricorso principale in cui noi decidiamo di chiamare il giudice, ci possiamo accodare a un altro ricorso già iniziato, per esempio questi qua già sono, c'è un ricorso già depositato, noi possiamo intervenire per adesione portando nuovi argomenti. In questo caso però il ricorso dipende dal ricorso principale, quindi per qualsiasi cosa il ricorso principale dovesse essere annullato, rigettato o non deciso nel merito, anche il nostro subirebbe automaticamente la stessa sorte. C'è la questione dei soldi, perché per quanto noi siamo militanti il TAR ha un costo che è molto elevato, cioè solo di bolli per fare un ricorso ci vogliono 650 euro, quindi iniziamo anche a immaginare delle modalità di raccolta dei fondi, perché il convento degli avvocati si può pure diluire in 50 anni, insomma, ma il bollo al TAR per fare la causa lo dobbiamo pagare per forza. Credo di aver detto tutto, non so se qualcuno dei miei colleghi vuole intervenire. Fabio? Sì, vieni. E io ho finito. Tutti voi, io sono Fabio Marcelli, sono il giovane di studio di Michela. Ho 40 anni. Da giudice internazionale fino a 3 mesi fa, sono dovuto andare purtroppo in pensione, purtroppo, ma anche per fortuna, però noi e quindi adesso ne posso dedicare a tempo. Nel quale sono l'altro co-presidente, diciamo la doppia co-presidenza di genere, diciamo così, con Paolo, altri avvocati, eccetera. E ho buttato giù la bozza di diffida che è e ho preso molti appunti, vi ringrazio per gli spunti e le informazioni che in parte già sapevo, ma sicuramente sono emersi anche ulteriori profili, quindi questa bozza la possiamo ulteriormente elaborare, ma diciamo che entro i primi giorni
settimana potrebbe essere pronta e sottoposta alla firma di tutti i comitati e dei cittadini che la vogliono presentare. Dobbiamo individuare con cura i destinatari di questa diffida, sicuramente il sindaco e vedere quali altri uffici individuare e anche i soggetti ai quali questa diffida è inviata per conoscenza, sicuramente la Corte dei Conti ma anche altri soggetti amministrativi, anche soggetti giurisdizionali. Quindi questa mi pare che sia, non entro nel merito delle questioni della diffida, che riprende varie, solo due cosette così attive. È vero che questa legge del 2021 ha aperto, diciamo così, una corsia preferenziale a chi vuole fare questi stadi eccetera, quindi ha teso a ridurre se non abolire una... È vero che alcuni elementi restano, ad esempio la stessa legge del 2021 al comma O dell'articolo 4 fa riferimento alle garanzie della partecipazione democratica, ovviamente è una clausola che hanno, potevano fare a meno, però è una cosa invece che mi ha presa molto sul serio a mio avviso. Come sono un altro elemento che a me sembra interessante anche nell'ottica del ricorso al TAR è il fatto che sono stati chiaramente ignorati i pareri di una serie di organismi pubblici, i vigili urbani sulla e altri enti, insomma, uffici vari, perché non ci sono vari aspetti di questo progetto in termini molto critici, sono stati completamente bypassati. Quindi questo è un altro elemento che a mio avviso va valorizzato anche nella prospettiva del ricorso al TAR, che secondo me andrà fatto e la butto lì, andrà fatto con il ricorso. Ovviamente verificando, come accennava Michela, le possibilità dei soggetti che dovrebbero appunto avere associazioni, comitati che abbiano in statuto questa possibilità, magari sono comitati anche non costituiti formalmente, sono tutta una serie di elementi, tutta, in realtà ancora acquisire una serie di elementi istruttori. Comunque mi pare che il lavoro sia avviato, questa bozza di sfida e chiudo, la rivedremo nei prossimi giorni anche sulla base di alcuni elementi che sono emersi qui, per qualche punto, per magari aggiungere qualche ulteriore elemento, quindi sarà pronta e sarà il primo strumento, che è uno strumento politico ma anche uno strumento legale, perché la sfida ovviamente ha anche una sua... come una sorta di ballon d'essai, di elemento, diciamo così, in vista poi di ulteriori passaggi. Me la devo mettere tutto storto, no? E quindi... Gli effetti della diffida sono quelli di mettere sull'avviso gli uffici comunali eccetera, quindi si mette sull'avviso gli uffici comunali, ma insomma la leggeranno anche una serie di giudici che sono istituzionalmente competenti a vigilare sull'uso del pubblico denaro e sulle scelte che vengono fatte, quindi la manderei sicuramente alla Corte dei Conti con conoscenza ma anche al TAR. Adesso poi vediamo questi dettagli come li possiamo meglio elaborare. Quindi ci sono questi elementi, diciamo così, è uno strumento che non è introduce un procedimento giurisdizionale, però è un primo segnale, diciamo così, che può essere inteso anche in senso propedeutico e preliminare rispetto ad altri passaggi formali dal punto di vista giurisdizionale. Non so se Paolo, che ha seguito anche la vicenda di Tordivale, vuole aggiungere a sua volta qualcosa. Grazie Fabio. Ci faremo girare ovviamente la bozza di questa diffida che è stata preparata da Fabio.
da Michela e naturalmente da Paolo, che ringraziamo. Io adesso chiederei, perché in effetti l'obiettivo di questo incontro era anche capire come le forze politiche possono sostenere e affiancare i comitati, cioè quella cosiddetta, tra virgolette, società civile, perché ci sembra particolarmente importante che su temi come questo ci siano appunto più attenzioni, attenzioni sociali e attenzioni politiche. Per cui io direi, noi abbiamo invitato tutti, non mi vergogno neanche a dire che ho invitato il PD, che ha declinato ovviamente l'invito, ma ho invitato tutti, Movimento 5 Stelle, Partito Comunista Italiano, Sinistra Anticapitalista, Potere al Popolo, Fondazione sta qui, e quindi c'è il rappresentante, il senatore di Sinistra di Europa Verde, no, pensavo di aver sbagliato, invece no, di Europa Verde, e al quale affideremo poi una valutazione, perché a noi ci sembra in effetti che la storia dello stadio sia irricevibile per come ce l'hanno raccontata e per come la stiamo vivendo, e che dall'altra parte l'attività dell'amministrazione comunale, ma io direi anche l'attenzione politica, un po' di tutte le altre cose, e anche questa storia del sindaco, della narrazione che viene fatta dal sindaco, dal presidente del municipio, dai vari consiglieri e via dicendo, sia davvero molto fastidiosa ed irresponsabile, soprattutto nei confronti di quella che è la democrazia. Do adesso la parola per due minuti alle forze politiche appunto che sono presenti. C'è la compagna Cristina Cirillo, che tanto vedo, poi ho visto che c'era anche la compagna di Potere al Popolo, e quindi a loro due minuti appunto per un parere sulla diffida e su questa battaglia. E odio il cemento, e qui c'è da pensare al un diverso progetto di città, che poi si può estendere come altri senatori ci hanno sottolineato. Non è un problema solo di Roma, ma Roma è la capitale del cemento, Roma particolarmente vittima di questa espansione della cementificazione, della terziarizzazione e finanziarizzazione della gestione della città. Noi dobbiamo cercare di lavorare per rivoltare questo. Più Stato meno mercato è uno slogan, no? A cui facciamo riferimento, dovremmo fare riferimento sempre di più, perché lo sport non deve smettere di essere qualcosa che serve alla salute e al benessere dei cittadini, no? Ma deve essere una fonte invece di
promozione di interessi privati, che però ha degli aspetti di captazio benevolenze, come vogliamo dire, no? Nei confronti della popolazione. Il calcio, io per carità non voglio demonizzare il calcio, però mi faccio un piccolo tempo la parentesi personale, una tifosa romanista anche abbastanza accesa, quindi mi dà dolore questa cosa, però come militante di un partito comunista mi prendo le mie responsabilità. Partiti scherzi, il mio papà ha un anno, fortuna, ha un anno più della Roma, perché mio papà è nato nel 1926 e la Roma è nata nel 26, quindi siamo romanisti da affezione. E però sentivamo raccontare come anche la proprietà, a proposito del discorso che ha fatto della costruzione dello stadio, della proposta di costruzione dello stadio di Pralata, come questa nuova proprietà dei Fritkin usi degli strumenti, dicevo prima, per accattivarsi, no, il favore dei tifosi, aprendosi così la strada a un'accettazione del progetto, che invece da politici, tra virgolette, da cittadini responsabili, da militanti, da volontari, ma molto responsabili, sottolineo, dobbiamo vedere con occhio obiettivo e contrastare. Mi è piaciuto molto quello che diceva credo Flavio, quando diceva noi non siamo per principio contrari alla costruzione, all'edificazione di uno stadio. La cosa che principalmente ci indigna è che ci vengano raccontate una serie di balle, no? E questo effettivamente va sfatato. E dobbiamo invece lavorare sulle alternative, la riqualificazione, ecco, non dobbiamo nemmeno cadere nel discorso del NIMBY, cioè costruiamo purché non si costruisca nel mio giardino ma in un altro, no? Quindi questo, e su tutto questo dobbiamo lavorare, perché dobbiamo, e quindi faccio anche qualcosa che già è stato detto, essere propositivi, quindi ok, presentare, gli avvocati ci insegnano, le nostre critiche a cose che non sono accettabili, ma nello stesso tempo dare giustificazioni del perché non sono accettabili e fare delle proposte. Questa occasione è un'occasione ottima per iniziare a mettere insieme tutte le nostre energie, e vorrei fare un piccolo, un'ultima battuta sulla invito al contrasto dell'antipolitica, perché in genere quando si fanno, si promuovono iniziative, finché sono promosse dai cittadini, dalle associazioni, dai comitati, c'è più disponibilità a far parte delle iniziative e a portare avanti le lotte. Quando normalmente, generalmente, si sente parlare di politici, di partiti politici, si arriccia il naso. Ecco, noi siamo un piccolo partito comunista, come sapete benissimo, perché parlo a compagni e compagne, viviamo del nostro volontariato, portiamo avanti i nostri obiettivi con la volontà di raggiungere quelli che sono gli obiettivi condivisi con tutte le forze della sinistra di classe, e però vogliamo riaprire il dialogo con la cittadinanza, con le associazioni, con il cosiddetto mondo civile, diciamo. Per brevità lo definisco così, perché abbiamo bisogno ciascuno degli altri. Detto questo, vi ringrazio tanto, non rubo altro tempo. Quindi va bene, aspettiamo anche la vostra adesione alla diffida e chiamo Beatrice di Potere al Popolo. Grazie Elio, buon pomeriggio a tutti. Dico già che Potere al Popolo siamo disponibili a sostenere la diffida sullo stadio della Roma, perché è importante, e oggi è stato un buon momento di condivisione, di rilancio, di lotta, di costruzione di percorso all'interno della città di Roma per una difesa di quelli che è l'interesse generale. Mi sembra che, io volevo portare tre punti. Il primo credo che sia emerso negli interventi precedenti, che è la questione del modello di città, nel senso che in un momento di piena crisi economica è evidente che c'è un piano di passaggio che è nazionale e poi si ripercuote nelle aree metropolitane di tentativo di recuperare tramite la renta quella che è una crisi di accumulazione di questo modello. Ed è un passaggio che hanno fatto sul piano della rimodulazione e ridefinizione degli ambiti amministrativi con la costituzione delle città metropolitane,
c'è un progetto definito su quelle che sono le periferie delle città che devono essere messe completamente a valore, dove quindi deve regnare la speculazione. C'è una commissione sul degrado delle periferie del 2015 che dice chiaramente che le periferie devono essere elemento di valorizzazione, quindi di speculazione, ma anche di repressione, quindi aumento della forza pubblica per reprimere tutto il senso sociale, e il terzo elemento è la pacificazione tra questi diversi settori. Quindi in realtà un progetto sulle città è chiaro che è un progetto di privatizzazione complessiva. Sono anni che facciamo un ragionamento per una città pubblica, abbiamo fatto una campagna come su Roma città pubblica, e crediamo che sia il punto centrale di tenuta sul piano politico che vada portato avanti. Privatizzazioni, smantellamento dei servizi essenziali, i consultori stanno chiudendo in tutte le città, e dall'altro l'elemento ambientale scontra in maniera diretta da oltre che la cementificazione. Il fatto che stiano cercando di portare avanti le norme tecniche attuative che sostanzialmente fanno un balzo in avanti su quella che è la possibilità di continuare a cementificare e a cambiare le destinazioni d'uso, io credo che sia un salto di qualità della Giunta Gualtieri, che ha un piano ben preciso su cui noi ci dobbiamo schierare. Il tema ambientale, credo che il tema sia veramente ampio e parta direttamente su quello che è un terreno di lavoro su cui dobbiamo lavorare, lo facciamo sul piano dei rifiuti, su cui siamo stati a fianco delle battaglie di Malagrotta, di Rocca Cencia, in tutte le periferie di Roma su cui vorrebbero scaricare i costi sociali e ambientali complessivo di un loro modello di sviluppo, ma anche contro le cementificazioni. Prima si parlava del Comitato di Torre Spaccata, sullo stadio dobbiamo dire senza se e senza ma che questo stadio non va costruito, nel senso che di fronte anche alla contrapposizione che loro ci vogliono porre, noi dobbiamo essere chiari e riconnettere quelle che sono state le battaglie ambientali che soprattutto i giovani negli ultimi anni hanno saputo mettere all'accento dell'agenda del paese, metterle in connessione dirette con tutte le rivendicazioni sociali del lavoro. Non c'è giustizia ambientale senza giustizia sociale, questo deve essere un terreno anche di accumulazione nei territori quando andiamo a costruire organizzazione popolare, controllo popolare, anche tramite strumenti come quelli della diffida. E poi un ultimo punto vorrei chiedere. Da un lato credo che siano delle responsabilità politiche chiare che vanno dal centro-destra al centro-sinistra, al Movimento 5 Stelle, e anche le ultime votazioni che sono state per la delibera rispetto allo stadio della Roma ci dicono proprio che tantissimi che fanno finta di avere delle posizioni ambigue, in realtà nel momento delle votazioni, nel momento delle decisioni, si schierano con la governance, si schierano con chi vuole farci pagare questa crisi e si assumono anche direttamente questo tema. Sicuramente c'è un piano appunto di un modello che va in maniera spedita, però io credo anche che ci sia un altro tema, che è il tema del fatto che sono deboli in questo momento. Cioè loro stanno proponendo un modello che è completamente insostenibile, che non garantisce democrazia, diritti, non garantisce la sopravvivenza all'interno di questo paese. Noi abbiamo la forza della ragione, dobbiamo anche costruire la forza popolare all'interno dei quartieri popolari. Noi come Potere al Popolo stiamo facendo una battaglia contro la gerarchia e l'abbiamo condivisa con altre forze che sono qua anche oggi presenti. Oggi avremo una fiaccolata al quartiere popolare di Cinecittà per rivendicare una diversa gestione ambientale che non passa per la loro cupola appunto di valorizzazione e detrazione del profitto. E credo anche che dobbiamo dare battaglia, come abbiamo fatto anche all'interno dei consigli municipali, dei consigli comunali, perché loro sono in estrema difficoltà, non sanno davvero cosa rispondere, non hanno né la forza della ragione e neanche sanno più consenso popolare all'interno delle periferie e dei posti in cui ci troviamo. Abbiamo una grande responsabilità, che è quella di mettere in campo una mobilitazione a tutto tondo che leghi le lotte ambientali con le lotte dei giovani, con le lotte del lavoro e con tutte le lotte che rivendicano i diritti sociali e civili all'interno della città di Roma. Io credo che questo sia un altro punto d'appuntamento. Abbiamo un anno di mobilitazione che deve tenere anche al centro la questione della guerra, perché mentre ci dicono che non ci sono soldi per fare tutta una serie di interventi nei quartieri per cui è legittimata la speculazione privata, i soldi per la guerra li trovano. Quindi noi, io credo che da settembre abbiamo un terreno di mobilitazione sul paese, ma anche sulla città, su cui dobbiamo iniziare a farci sentire in maniera importante. Grazie. Grazie davvero per questo intervento. Senatore Zanetti, riassunto delle puntate precedenti, noi
siamo nei giorni più caldi della storia. Da 3 giorni la temperatura media mondiale è più alta che mai. Siamo nella città che consuma più suolo, siamo nel quartiere che è più inquinato nella circolazione e che sta per essere assediato dal cemento. Siamo governati a livello nazionale da un governo comunista e a livello locale dal PD, che ha chiuso un spazio partecipativo così come è stato. C'è anche, siamo la Roma che fa, abbiamo alcuni esponenti della sinistra di questa maggioranza che quartieri spiegando a chi si oppone che non deve essere contagiato, diciamo, questo tipo di situazione molto, molto scomoda. Non abbiamo direttamente rappresentanti in Parlamento per sostenere questo tipo di battaglia, però abbiamo per esempio una, insomma, importante interrogazione che ci fa sperare che possa esserci anche una sponda e anche dei margini di azione in Parlamento, sia contro la questione dello Stato federale, sia contro questa legge sugli stati che è veramente insidiosa. Benvenuto. Che devo dire? Non si può neanche dire piove governo lato sul cambiamento climatico, perché dopo questa premessa sulla quale sono d'accordo, e tra l'altro sono particolarmente d'accordo sul fatto di legare anche la questione dello stadio alla vicenda dei cambiamenti climatici, perché il fatto di consumare suolo, il fatto di non utilizzare un'area così importante che potrebbe essere al centro di un progetto di riforestazione, di una nuova foresta urbana, diciamo, qui nella città, è un danno ovviamente per i cittadini, per lo spazio libero, per l'inquinamento, ma è un danno anche in ragione appunto di quello che un'amministrazione deve fare per combattere i cambiamenti climatici. Ora è evidente che i cambiamenti climatici non si combattono soltanto partendo da Roma o dalla città pure importante come Roma, ma che deve essere una scelta internazionale addirittura, ma se non si comincia da ogni singola realtà amministrativa comunale, se non si comincia da ogni singola città, da ogni singolo quartiere, da una singola paese del nostro territorio, questa battaglia non si vincerà mai, perché come spesso capita e come voi sapete e come più di qualcuno ha ripetuto, le battaglie si vincono dal basso, si parte dal basso per riuscire a ottenere dei risultati. Quella dello stadio della Roma è, oltre ad essere una questione, diciamo, piena di contraddizioni, ma ne avete parlato, qui avete dal punto di vista delle norme e delle battaglie ambientali, avete un maestro come Daniele Maggini, dal punto di vista legale Michela e il suo giovane aiutante, diciamo praticante, Fabio Marcelli, che hanno impostato un lavoro di difesa giuridica molto importante, fatto e impostato così come deve essere fatto, quindi abbiamo dei professionisti e delle persone che ci possono aiutare con le loro competenze e con le battaglie. Ma la vicenda del comune dello stadio di Pietralata è veramente ancora più incomprensibile di quelle precedenti pure, no? Perché voglio dire, a Roma ci sono 2 squadre di calcio, a Roma ci sono anche 2 stadi di calcio, uno stadio che è quello dell'Olimpico, che recentemente il ministro dello sport Abodi ha detto che sarà oggetto di un intervento di restauro e che saranno investiti 80 milioni di euro per restaurare l'Olimpico, facendo peraltro anche una cosa ben fatta, perché vogliono abbassare anche la copertura per dare visibilità alla collina di Montemario e rifare questa copertura col tetto fotovoltaico, così diceva il ministro, quindi riqualificare quello stadio. Contemporaneamente, qualche giorno fa, l'assessore allo sport del comune di Roma, Conrado, diceva che lo stadio Flaminio è un patrimonio della città e che se la Lazio dovesse decidere di ristrutturarlo come sembra, comunque sarà ristrutturata attraverso un finanziamento di cassa, depositi e prestiti, con un finanziamento pressoché simile a quello previsto per lo stadio Olimpico. Allora io mi domando, ma una volta che noi abbiamo ristrutturato per circa 160-150 milioni di stadi esistenti, ma altri 2 stadi, ma che ci dobbiamo fare? Perché una volta che viene autorizzato Pietralata, automaticamente sarà anche
diciamo, autorizzato un altro stadio chissà dove per la Lazio. Ma che ci dobbiamo fare con quattro stadi a Roma? Qualcuno me lo deve spiegare, perché una volta realizzati i nuovi due stadi all'Olimpico ci si faranno soltanto due eventi, il Gran Galà dell'atletica leggera e cinque partite l'anno per cinque nazioni di rugby. Allo stadio Flaminio proprio non si sa cosa accadrà, cioè, probabilmente non ristruttureranno e rimarrà qui, lì, in altri 20 anni inutilizzato, e poi essere ridotto un'altra volta a un rottame così come oggi. Ora, una città che pianifica non si può permettere questo lusso. Non ci si può permettere per la lotta ai cambiamenti climatici, per la qualità della vita, dal punto di vista finanziario e dal punto di vista economico. Non è proprio possibile. E ovviamente siamo all'interno di una speculazione. Di una speculazione, diceva prima la compagna, per quanto riguarda il fatto che appunto c'è una ricerca di rimettere a valore la rendita dei quartieri periferici. Guardate che sì, questo è vero, infatti stanno cercando di farlo e credo che gli stati sta dentro questa fattispecie, ma c'è ancora di più, c'è una ricorsa dissennata alla distruzione del territorio e delle nostre risorse più importanti, che sono quelle ambientali, che non saranno mai più recuperabili, non saranno mai più recuperabili, e questa è una questione che noi dobbiamo sottolineare. Che lo stadio fatto a Piedralata sia un'idiozia è dato dalle cose che, se io non l'ho ascoltato, scusate, sono arrivato un po' in ritardo, ma sicuramente sono le cose che avete detto, da quella dei trasporti a quella dell'area verde che deve essere valorizzata, la vicinanza con l'ospedale. Ma io domando, ma se disgraziatamente c'è una catastrofe, un problema grosso, come di quelli che accadono, e c'è bisogno di un afflusso costante durante la partita allo stadio, dico all'ospedale Pertini, ma come pensano di poter gestire una cosa così? È assolutamente assurdo, e oltretutto è ancora più assurdo che l'unica area verde importante come questo venga destinata a un utilizzo di questo tipo. Quindi secondo me è necessario fare una battaglia, così come è necessario dare un'occhiata alle norme tecniche di attuazione che sono state approvate sul delibera del Giunta Comunale. C'era un mio amico architetto, io non voglio dire che è così, ma c'era un mio amico architetto che diceva che se qualcuno vuole fare qualche danno, non cambia le tavole del camere comune, cambia le norme tecniche di attuazione. E questo è un punto centrale, è una questione fondamentale. Era necessario che quando si cambia l'idea di città attraverso appunto il cambiamento del piano urbanistico, è necessario che i cittadini e le cittadine siano consapevoli, siano informati, qualunque scelta si voglia fare, ma i cittadini e le cittadine devono essere informati, perché il destino della loro città appartiene a chi ci vive, non appartiene a qualcuno che casualmente in questo momento sta facendo il sindaco, sta facendo il consigliere comunale. Io per queste ragioni ho fatto una stessa interrogazione, alla quale peraltro il governo ancora non risponde, ma consiglio di a sollecitare questa risposta, perché l'insensatezza di questa operazione è evidente soltanto a chi non lo vuole vedere. Una volta c'era questa Paola che ci raccontava da bambino, che da bambini, che a un certo punto lei sfidava il Santo Tributo dicendo che era elegantissimo, a un certo punto un bambino si è alzato e ha detto: guardate, ma è re nudo. Ecco, il re è nudo in questa vicenda, è talmente evidente che c'è un errore di fondo, così c'è un errore di fondo sulla vicenda delle vicine a Santa Palomba, come c'è un errore di fondo al fatto che adesso vogliono riallocare gli autodemeritori di via Palmira Togliatti alla Barbuta. Cioè, è una cosa folle, perché a casa mia c'è una giusta necessità di una giusta delocalizzazione degli autodemeritori, ma secondo me vanno delocalizzate in un'area che dirà questo, che c'è un regolatore, e cioè un'area industriale, per trasformare quell'attività in un'attività di riciclo, di recupero di materia, perché voi sapete
che diciamo in materia automobilistica si può recuperare fino all'85% di quella materia dal punto di vista ambientale, è importante, dal punto di vista industriale è importante, perché lì può nascere una nuova filiera del riciclo, però quest'area deve essere allocata in un'area predisposta, dove c'è la logistica, dove ci sono le strutture, dove c'è l'energia necessaria per fare questo di operazione, non in un'area completamente indesa, a ridosso dell'aeroporto di Ciampino, un'area che deve essere inserita all'interno del parco della Fatica, dove c'è sta il vincolo paesaggistico, il vincolo idrogeologico, dove c'è sta il vincolo archeologico. Ma questa logica, diciamo così, che bisogna pianificare andando sempre in deroga, non funziona. Io sono stato abituato da ragazzo, il Movimento Democratico Romano, quello vero, nasce negli anni 60 con Ceterno, sul Palazzo di Roma. Ma qual era la questione di fondo? Che bisogna pianificare, bisogna decidere quali sono le aree che devono essere destinate al verde, quelle che devono essere destinate allo sport, quelle che devono essere destinate alla pubblica istruzione e via dicendo. E lì si realizzava non la politica delle deroghe, andiamo in deroga a Santa Palomba, andiamo in deroga qui a Ferrarata, andiamo in deroga a Battuta, andiamo in deroga a Torre Spaccata, andiamo in deroga a tutte. Ma io penso che questo sia il più grande errore che noi dobbiamo correggere, a cominciare dalla vicenda di Pietralata, a cominciare da, perché è veramente un nonsense realizzare un altro stadio in questa città. Non serve un altro stadio, servono più servizi, servono più trasporti, serve magari a rendere più efficienti quelli che ci sono, in modo tale che la gente invece di andarci in macchina ci vada con la metropolitana, quello sì, ma certamente non serve un altro stadio, e tantomeno ne servono due. Per quanto mi riguarda, per la mia attività parlamentare, per quello che posso fare, insomma, magari ci conosciamo da tanti anni, se non prendo impegno a vuoto, io sono a disposizione dei comitati, vedremo come va questa interrogazione, ne faremo altra e cercheremo di dare una mano ai comitati, a tutti coloro che si vogliono battere contro questo errore che assolutamente, a mio parere, deve essere corretto. Grazie. Bene, grazie a Filippetto Zanatti, anzi ti do questo che è una piccola summa delle nostre iniziative. Come dire, i prossimi passaggi saranno quelli di far incontrare tutti gli avvocati che stanno lavorando sulla questione, perché che abbia appunto una modalità e un percorso comune. Far incontrare tutti gli urbanisti, tra questi Verdini mi aveva assicurato che arrivava in ritardo, ma arrivava. Dico, va bene, arrivi insieme a Filippetto, Filippetto è arrivato, Paolo Verdini purtroppo non lo vediamo. Però, come dire, Paolo Verdini insieme ad altri urbanisti sta seguendo questa vicenda. È chiaro che la vicenda dovrà raggiungere i livelli più alti, quindi anche quelli parlamentari, e in questo confidiamo anzitutto appunto nella amicizia di Filiberto. Io direi che se ci sono interventi, domande e via dicendo, possiamo aprire pure un piccolo dibattito, insomma, o altrimenti se non ci sono domande, interventi, chiudiamo. Dite voi, c'è qualche domanda, c'è qualche intervento? No. Quindi ringraziamo anzitutto Cristina Antonini che ha portato avanti questa bella iniziativa, e ringraziamo tutti voi che ha preso risentirci su questa cosa. Grazie.